18.33, buonasera, ben ritrovati negli studi di TG 2000. Si sta decidendo in queste ore il futuro dell'ex Ilva di Taranto e di tutto il gruppo dell'acciaio che in Italia, tra dipendenti diretti e indotto, dà lavoro a oltre 14.000 famiglie. Oggi incontro di 3 ore a Palazzo Chigi fra il governo e i vertici di ArcelorMittal che hanno annunciato il ritiro dall'accordo per l'acquisizione degli impianti siderurgici. Augusto Cantelmi. 3 ore di vertice serrato ad altissima tensione per salvare l'Ilva, ma tra governo e ArcelorMittal le posizioni restano distanti se non inconciliabili dopo la decisione di rescindere il contratto d'affitto con lo stabilimento di Taranto. Il gruppo indo-europeo colosso nel settore dell'acciaio ha già comunicato l'uscita di scena ufficialmente ai commissari straordinari, proprietari degli impianti e ai sindacati. Una decisione che fa scattare l'allarme in quanto sarebbero oltre 10.000 i posti di lavoro in ballo. Il nodo da sciogliere riguarderebbe il cosiddetto scudo penale, cancellato nel decreto salva imprese in seguito ad un emendamento del Movimento 5 Stelle. Il governo ora prova a correre ai ripari e offre una soluzione ai vertici di Mittal. È improprio parlare di scudo e di immunità. Noi stiamo ragionando su una norma generale e astratta che superi il vaglio di costituzionalità e che sancisca un principio semplice, cioè chi inquina paga, ma chi deve attuare un piano ambientale non può rispondere per colpe altrui o per colpe del passato. Dopo il Consiglio dei Ministri, ancora in corso, ci sarà una conferenza stampa in cui il governo esporrà l'esito del vertice. Mittal, tuttavia, continua a manifestare l'intenzione di non tornare indietro e di rescindere il contratto che lo lega all'ex Ilva. E fra gli operai naturalmente tanta la paura di rimanere senza un lavoro, preoccupazioni che si intrecciano con quelle per la salute e l'ambiente. L'inviato a Taranto Fabio Bolsetta ci racconta questa lunga giornata di tensione cominciata con l'attesa per l'esito della riunione di Palazzo Chigi. Tutto da capo. Mentre è in corso il vertice governo-proprietà a Palazzo Chigi, gli occhi sono puntati sui telefonini. Il fiato è sospeso a Taranto, ma qui si respira delusione, aspettativa quasi nulla e nel pomeriggio qualche tensione. Fatemi finire per cortesia. La UIL è pronta ad agire con iniziative. Il gigante anglo-indiano dell'acciaio lascia dunque dopo un anno per impossibilità sopravvenuta, scudo penale in primis, presidio di fronte alla direzione dello stabilimento di ArcelorMittal. I sindacati oggi hanno ricevuto l'avviso di retrocessione per 10.700 lavoratori, di cui solo a Taranto 8.200. La FIM-CISL ha annunciato e avviato lo sciopero di 24 ore, ma i sindacati su questa azione appaiono divisi. Possiamo mettere tutte le realtà, facciamo un tavolo, permanente per tavolo, mettiamo tutte le realtà a tavolo. Voi dite, noi non vogliamo una fabbrica a prescindere. Assolutamente sì, perché siamo consapevoli che il modello produttivo utilizzato sino ad oggi ha prodotto in termini ambientali e sanitari quello che ha prodotto. Siccome riteniamo che sia possibile produrre senza far ammalare prima i lavoratori e poi i cittadini, e c'è chi chiede la chiusura degli stabilimenti. Noi siamo da sempre per la chiusura, la bonifica e l'iconversione. Noi vogliamo che il governo smetta di salvare l'Ilva e investa per bonificare questi terreni e salvarci la vita, perché noi a questo PIL di cui parlano in questi giorni abbiamo dato 60 anni, basta. Una storia lunga e travagliata quella dell'Ilva di Taranto, polo produttivo in un settore strategico ma anche un pericolo per l'ambiente e la salute, l'abbiamo sentito. Luciano Piscaglia ricostruisce la storia dell'impianto siderurgico pugliese. È la più grande acciaieria d'Europa, l'Ilva, ma il suo stabilimento maggiore, nato a Taranto nel 1961, è da alcuni decenni sotto accusa per le emissioni inquinanti, responsabili di un elevato numero di decessi tra gli operai e gli abitanti della zona, compresi molti bambini. Una correlazione ratificata da una perizia epidemiologica disposta dalla Procura di Taranto, che nel 2012 porta i presidenti Emilio ed Enrico Riva agli arresti domiciliari per disastro ambientale. Nel gennaio 2015, l'Ilva
l'Ilva e posti in amministrazione straordinaria. Viene nominato poi un collegio commissariale e pubblicato il bando di vendita, gara vinta nel giugno 2017 dalla ArcelorMittal. La multinazionale indiana firma un accordo per l'affitto e la successiva acquisizione dell'azienda, accettando tutte le richieste sull'occupazione e l'impatto ambientale dello stabilimento di Taranto. Nel 2018 però l'allora ministro Luigi Di Maio boccia il piano di ArcelorMittal e viene abrogato dal governo il cosiddetto scudo penale, introdotto nel 2015 per evitare che commissari o futuri acquirenti restino coinvolti in cause penali per reati commessi dalle precedenti gestioni. Reintrodotto con un decreto dell'agosto 2019, lo scudo sarà definitivamente annullato il 3 novembre per la mancata conversione del decreto da parte del Parlamento. ArcelorMittal annuncia l'addio all'Ilva e i 14.000 dipendenti degli stabilimenti di Taranto, Cornigliano e Novi Ligure rischiano di restare senza lavoro. A Roma adesso per l'ultimo saluto a Luca Sacchi, il 24enne ucciso nella periferia della capitale lo scorso 23 ottobre. Chiesa gremita, ma non c'era la fidanzata Anastasia, sospettata di essere stata coinvolta in una compravendita di droga quella notte. Che la sua morte sia per tutti motivo di vita, le parole del parroco Beatrice Bossi. La chiesa è gremita di parenti, amici e cittadini. Molti rimangono fuori insieme alle telecamere come ha chiesto la famiglia, chiusa nel dolore e nella riservatezza. All'appello manca solo Anastasia, la fidanzata di Luca, testimone dell'omicidio. Siamo nel quartiere Appio di Roma, alla chiesa del Santissimo Nome di Maria, a due passi dalla casa in cui Luca viveva con la famiglia e non lontano dal pub fuori dal quale è stato ucciso il 23 ottobre con un colpo di pistola alla testa. L'uscita del feretro è accompagnata da un lungo applauso tra le lacrime e gli abbracci dei presenti. Gli amici che con Luca condividevano la passione per le moto gli rendono il loro personale omaggio. Durante l'omelia il parroco ha incoraggiato al perdono, sebbene ha detto la morte di Luca in un certo senso abbia fatto morire tutti. Sul fronte investigativo intanto le indagini vanno avanti, i tabulati telefonici sono stati acquisiti. Nel giro di qualche giorno saranno convocate in procura almeno una decina di persone. Gli inquirenti sperano di definire meglio il quadro di quanto avvenuto. Cambiamo argomento. Le autorità messicane hanno annunciato l'arresto di una persona sospettata di essere coinvolta nel massacro della famiglia di mormoni americani al confine con gli Stati Uniti. 9 le vittime, di cui 6 bambini e 3 donne. Il sospettato aveva 2 ostaggi legati e imbavagliati ed è stato fermato sulle colline di Agua Priest. Il massacro potrebbe essere opera della nuova banda dei Los Jaguares, ramo del potente cartello dei Sinaloa. E negli Stati Uniti non arrivano buone notizie per Donald Trump. Nel super martedì di voto il capo della Casa Bianca perde 2 elezioni su 3, anche se il risultato del Kentucky passato ai democratici è contestato dai repubblicani. Stando ai sondaggi, queste sconfitte non dovrebbero comunque incidere sulle presidenziali del prossimo anno. Marco Burini. Pensate se fosse successo il contrario, gli sfracelli che avrebbe fatto. Invece ieri, in un martedì elettorale, i democratici hanno vinto 2-1, conquistando il Parlamento della Virginia dopo 20 anni ed eleggendo il governatore del Kentucky, Andy Beshear, che ha battuto Matt Bevin, mentre in Mississippi ha vinto il repubblicano Tate Reeves. E allora lui ha provato a voltare la frittata, sostenendo, sulla piattaforma in cui si esercita ogni mattina al risveglio, che grazie al suo appoggio in Kentucky, Bevin ha raccolto almeno 15 punti negli ultimi giorni, ma forse non abbastanza. Le fake news incolperanno Trump, ha ironizzato poi. E per quanto riguarda il Mississippi, ovviamente il suo grande comizio di venerdì ha spostato i numeri da un testa a testa a una grande vittoria. E il bello è che in un certo senso ha ragione. Quando è entrato alla Casa Bianca, il GOP, il Partito Repubblicano, lo considerava un corpo estraneo. Adesso si è schiacciato su di lui, appoggiandolo sempre e comunque. Basta vedere cosa sta succedendo sull'impeachment. Ma anche questa vicenda, a dir poco oscura, per ora non cambia il sentiment degli elettori. Secondo un sondaggio appena uscito, la maggioranza, il 56%, si aspetta che l'anno prossimo venga rieletto. Tra di loro l'85% di repubblicani e il 51% di indipendenti, ma anche un terzo dei democratici, il 35%.
Spostiamoci nel nord della Giordania, tra le rovine del sito archeologico di Jerash, dove 8 persone sono rimaste ferite da un assalitore armato di un coltello. Il responsabile è stato arrestato, identificato, adesso è sotto inchiesta. Fra i feriti ci sono 3 cittadini messicani, una svizzera, 2 giordani, un ufficiale di polizia e una guida turistica. Alcuni sono in gravi condizioni. Continuano invece le proteste in Iraq. Oggi la polizia ha aperto il fuoco su alcuni manifestanti che avevano bloccato un ponte a Baghdad. Massimiliano Cocchi. Le esplosioni delle granate stordenti, dei lacrimogeni sparati ad altezza uomo e dei proiettili ufficialmente esplosi in aria come avvertimento. Per le strade di Baghdad è stata un'altra giornata di battaglia, soprattutto nella zona vicina al ponte di Bab al-Muatam. Le Nazioni Unite devono vedere cosa ci stanno facendo, dice questo ragazzo. Sparano proiettili veri contro esseri umani che chiedono solo il rispetto dei propri diritti. I manifestanti non cedono e fanno il segno della vittoria, ma nelle ultime 48 ore sarebbero almeno 13 le persone uccise nelle strade, 260 dall'inizio delle proteste un mese fa. Si manifesta a Baghdad, ma anche in molte città del sud, a Basra, Najaf, a Kerbala, dove ieri notte è stato assaltato il consolato iraniano e almeno 4 persone sono rimaste uccise. Le proteste, cominciate contro il caro vita, la disoccupazione e la corruzione della classe politica, hanno preso di mira nelle ultime settimane anche l'Iran. Il governo degli Ayatollah sostiene infatti quello iracheno e dietro la durissima repressione delle manifestazioni ci sarebbe proprio la mano degli iraniani. In gioco dunque non ci sono più solo le dimissioni del governo del premier Abdul Mahdi, la posta è molto più alta e interessa i già fragili equilibri del Medio Oriente. Rientriamo in Italia per raccontarvi una storia che arriva da Torino, dove un bimbo di pochi mesi è stato abbandonato dai genitori perché è affetto da una malattia rarissima che colpisce una persona su 1 milione. Per Giovannino, così come lo chiamano in ospedale, in tantissimi si stanno mobilitando con l'obiettivo di dargli una famiglia. Pierluigi Vito. Da 4 mesi all'ospedale Sant'Anna di Torino vive un bambino speciale. Si chiama Giovannino ed è venuto al mondo qui lo scorso agosto. I suoi genitori, che lo hanno concepito con una fecondazione eterologa, lo hanno abbandonato in ospedale perché Giovannino è affetto da una patologia grave e rarissima, l'ittiosi Arlecchino, malattia che porta la pelle a squamarsi in placche che ricordano le pezze colorate della maschera veneziana. Colpisce un neonato su 1 milione, sono pochissimi quelli che riescono a sopravvivere alle prime settimane di vita. Ma Giovannino, raccontano le infermiere che lo stanno accudendo, resiste, mangia, interagisce e cresce. Ora che la sua storia si sta diffondendo, stanno arrivando al Comune di Torino richieste di adozione da ogni parte d'Italia. Richieste che andranno vagliate con attenzione perché accogliere un bimbo con una malattia tanto grave è di forte impatto psicologico e secondo i medici è improbabile che Giovannino arrivi all'età dell'adolescenza. Intanto si è fatto avanti il Cottolengo. Il padre generale della piccola casa della Divina Provvidenza si è detto pronto a farsi carico del piccolo che tra 2 mesi dovrà lasciare l'ospedale. Don Carmine Arice ha scritto una lettera rivolta proprio a questo bimbo. Anche per te, caro Giovannino, vorremmo pensare un'accoglienza degna del valore infinito della tua esistenza. Insomma, una casa con persone che ti vogliono bene e si prendono cura di te fino a quando sarà necessario. Se poi ci sarà una famiglia con un papà e una mamma che vorranno essere tuoi genitori, saremo contenti di affidarti a loro. E siamo certi che la Divina Provvidenza, in sinergia con le istituzioni che vorranno aiutarci, non mancherà di dare tutto il necessario. Ad Alessandria adesso per gli sviluppi delle indagini sull'esplosione di una cascina a Carniento che ha provocato la morte di 3 vigili del fuoco e omicidio volontario secondo il procuratore, ma al momento non ci sono indagati. Il motivo penso sia l'invidia, ha detto il proprietario dell'immobile. Alessandra Camarca. Gli è crollato tutto addosso, sono morti così sotto le macerie della cascina in provincia di Alessandria i 3 vigili del fuoco rimasti coinvolti nell'esplosione a Quagnento. La fotografia dello scoppio che ha coinvolto i vigili deceduti e gli altri 2 rimasti feriti l'ha riferita in tempo reale Roberto Borlengo, il carabiniere della vicina stazione di Solero, che ferito nell'esplosione ha tempestivamente chiamato la centrale. Però digli di far veloce perché siamo messi male, le gru, bisogna togliere le macerie perché noi siamo bloccati. Sì, arrivano, va bene Roberto. Oh Pasquale, se mi va male ti prego, digli ai miei che gli voglio un modo di breve.
Stai tranquillo Roberto, non ti fare queste cose. Intanto non si fermano le indagini sulle cause che hanno portato alla morte dei tre vigili del fuoco. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio plurimo e crollo doloso. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella di dissidi tra il proprietario dell'abitazione e il figlio, ma anche la pista legata al risarcimento assicurativo. L'intero complesso di cascine e campi era in vendita per 750.000 euro. Cordoglio è stato espresso dai vigili del fuoco di tutta Italia, che si sono raccolti per ricordare i tre colleghi tragicamente scomparsi ed esprimere il proprio dolore e per essere vicini alle famiglie dei tre pompieri morti tragicamente mentre erano in servizio. E stamattina, poco prima dell'udienza generale, Francesco ha incontrato una delegazione del Corpo dei Vigili del Fuoco Vaticani per benedire un nuovo mezzo e per l'occasione il Papa ha ricordato nella preghiera i tre pompieri italiani morti nell'esplosione di Carniento. Ai vigili presenti il pontefice ha riservato parole di incoraggiamento e un plauso per l'impegno profuso a servizio degli altri. Poi, in piazza San Pietro, davanti a 12.000 fedeli, l'udienza generale. Nella catechesi il Papa ha invitato a costruire ponti con chi ha un credo diverso, senza aggressione. Lo sentiamo nel servizio di Cristiana Caricato. Il giro della piazza sotto la pioggia sottile diventa un gioco per i bambini che Francesco fa salire a bordo della Papa Mobile. Giornata uggiosa, illuminata da una catechesi su uno degli episodi più noti degli Atti degli Apostoli, la visita di Paolo all'Aeropago di Atene. È la sintesi dell'impatto tra cristianesimo e mondo pagano, l'incontro tra la nuova fede e la realtà abitata da Dio. A giudei, filosofi, epicurei e stoici, ricorda il Papa, l'Apostolo annuncia Cristo senza aggredire, ma facendosi pontifex, costruttore di ponti. C'era un altare che era scritto al Dio ignoto, nessuna immagine, niente, soltanto quella iscrizione. E partendo da quella devozione al Dio ignoto, per entrare in empatia con i suoi uditori, proclama che Dio vive tra i cittadini. Paolo incuriosisce con la sua predicazione sull'identità del Dio che gli ateniesi adorano e che non conoscono, ma suscita scherno e derisione quando rivela la morte e resurrezione di Cristo. Eppure il suo apparente fallimento porta alla conversione di alcuni. Chiediamo oggi, anche noi oggi, allo Spirito Santo di insegnarci a costruire ponti con la cultura, con chi non crede o con chi ha un credo diverso al nostro. Sempre costruire ponti, sempre la mano tesa, niente aggressione. Sono sempre meno i genitori che riescono a comprare la casa ai propri figli, pensate, solo il 19% del totale degli acquisti, mentre negli anni 70 la quota era poco meno del 50%, una flessione significativa causata dalla crisi economica che ha prodotto redditi sempre più bassi. Francesco Durante. Lei ha comprato la casa per i suoi figli? No, purtroppo no, perché ne ho tre. È difficile già mantenerli tre, figuriamoci casa. E quindi la figliola? La figliola non ha una casa di proprietà e pensa a come comprarla ai propri figli. Vivere in una casa propria, una realtà per il 70% degli italiani che spesso hanno potuto acquistare l'immobile grazie ai loro genitori o ai nonni. Dagli anni 70 a oggi però l'intervento dei familiari è notevolmente diminuito, passando dal 46% al 19%, complice la crisi economica e la conseguente diminuzione dei redditi. Io sì, l'ho comprata ai miei figli, cioè all'inizio hanno pensato loro, poi io con le liquidazioni mie, di mio marito, eccetera, abbiamo estinto il mutuo. Ma adesso riuscirebbe a farlo? No, prima io riuscivo a mettere da parte, tra me e mio marito lavoravamo in due, facevamo dei risparmi, adesso finisce, però non riusciamo proprio. Come rivela un'indagine dell'Ipsos, quindi, l'aiuto di nonni e genitori per l'acquisto di una casa ai propri figli è sempre meno significativo. La parte maggiore del loro risparmio è riservata piuttosto a sostenere gli studi. Tuttavia, gli operatori del settore immobiliare percepiscono che le famiglie, quando si tratta di comprare casa ai loro discendenti, ancora continuano ad aiutarli, malgrado le difficoltà. Ancora oggi vengono aiutati i figli dai genitori tramite le pensioni, tramite i risparmi familiari e i propri beni immobiliari. Quello avviene, diciamo, intorno al 50% dei nostri clienti ancora oggi.
Siamo alla musica. A quasi 3 anni dalla sua scomparsa esce il primo singolo postumo di George Michael. Si tratta di un inedito del 2012. Lo ascoltiamo con Silvio Vitelli. Last Christmas. 35 anni fa scrisse una canzone divenuta un classico natalizio. Questo Natale George Michael torna con due incredibili sorprese: un film ispirato dalla sua musica e un nuovo singolo. Questo si chiama This Is How. Lo scrisse nel 2012. Your daddy was a drinker. Just kept drinking till the jokes he was thinking sounded true. Non avevamo idea che esistesse e chiariamolo subito, non è uno di quei brani che non erano stati pubblicati perché non volevano granché, anzi, lo conservava perché voleva farci qualcosa di speciale. Effettivamente speciale lo è questa canzone. Racconta con ironia i mali della società attraverso un ritmo funky che suona bene come i grandi successi del passato. È un brano vivace, un vero riempipista. Dicevamo che le sorprese erano due. Il nuovo singolo accompagna infatti la scena finale del film Last Christmas, ispirato dall'omonimo successo degli Wham, duo del quale George era la voce. Nel 2013 il premio Oscar Emma Thompson lo incontrò nella sua casa di Londra proprio per scrivere questo film. Oggi è lei a firmarne la sceneggiatura. Last Christmas gave you my... Fantastic. Una commedia romantica e natalizia che porta dentro di sé ben più di un pizzico di George, che 3 anni fa lasciò questo mondo proprio il 25 dicembre. You gave it away. Ci spostiamo a Betlemme, dove tra poco il fonte battesimale di epoca bizantina scoperto nella Basilica della Natività sarà esposto al pubblico. La nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Il divieto d'ingresso durerà ancora poco, giusto il tempo che arrivi la copertura di vetro con cui tutti potranno vedere il fonte battesimale di epoca bizantina scoperto lo scorso giugno nella Basilica della Natività di Betlemme. Sarà esposto al pubblico così, ricollocato nell'altro fonte in cui era nascosto. Il coperchio era alto, a pari qua, e qui questi buchi erano chiusi da cemento e ciottoli di sasso. Lo abbiamo restaurato e riposizionato dentro. In attesa dei risultati dello studio in corso, a partire da una più precisa datazione, sono tornate leggibili le scritte in greco e in arabo sull'antica copertura: Gesù Cristo è il Messia, re dei Giudei. Il restauro del prezioso gioiello bizantino è uno degli ultimi interventi dei quasi 6 anni di lavoro che hanno riportato alla luce gli splendidi mosaici parietali e quelli del pavimento. Il luogo che ancora rimane da restaurare nella Basilica della Natività è certamente quello più prezioso, qui la grotta dove è nato Gesù. Ma l'accordo tra le chiese che custodiscono anche questo luogo santo, secondo lo status quo, pare ancora lontano. C'è un rivestimento che fu regalato dai regnanti di Francia nel XIII secolo e tutte le rappresentazioni che una pulitura e un restauro metterebbe in luce sarebbe la proprietà dei francescani, simboli francescani, della custodia di Terra Santa, immagini sacre in stile latino. Il segno dell'ultimo tentativo unilaterale di ripulire il rivestimento è ancora ben visibile. Questa copertura in ferro messa dall'autorità palestinese sopra la parte strappata dagli ortodossi, dopo aver malmenato il sacrestano latino che aveva iniziato a pulirla di soppiatto. È il momento del TG Post di Michele Sciancalepore, che ci parla delle sfide e delle difficoltà della figura paterna ai giorni nostri, e lo fa attraverso lo spettacolo In nome del padre. Subito dopo c'è Attenti al lupo, noi ci vediamo alle 20:30 con tutti gli aggiornamenti. A più tardi.